Immigrazione e accoglienza profughi sono stati due temi molto dibattuti durante l'ultima campagna elettorale e saranno alcuni dei primi argomenti che verranno portati in discussione dalle opposizioni in consiglio comunale. Dalla prefettura sono già stati annunciati nuovi arrivi a Faenza e sulle colline. Ieri sera, alla vigilia della giornata mondiale del rifugiato, Forza Nuova ha appeso uno striscione davanti allo scalone comunale come segno di disapprovazione alla politica dell'accoglienza. Oggi i principali partiti di opposizione, Lega Nord e Movimento 5 Stelle, erano in piazza per ringraziare il rispettivo elettorato e abbiamo chiesto loro un giudizio sulla situazione faentina. Durante la campagna elettorale ho attaccato molto questo sistema di come accogliere i profughi da parte di Caritas e Papa Giovanni. L'ho attaccato perché secondo me loro sfruttano l'accoglienza per avere quei famosi 30 euro a testa e non dare possibilità al profugo, presunto profugo, di essere integrato. Io penso che loro, se si chiamano, infatti ho letto gli articoli di giornale che si reputano associazioni benefiche, beh, io penso che potrebbero fare più beneficenza senza stare a prendere soldi dal Ministero degli Interni. La prima cosa di quello che andremo a chiedere al Consiglio Comunale sarà quello della chiarezza, cioè bene, arrivano queste persone che hanno bisogno, tutte le associazioni che si prenderanno in carico queste persone dovranno da subito presentare progetti e soprattutto dichiarare dove vengono investiti i soldi che vengono elargiti. Non vogliamo che ricapiti una situazione come quella del 2011 con i libici, dove sono arrivati una marea di soldi e non sono state date le spiegazioni secondo noi effettive. Paura dello straniero, visto anche il livello di sicurezza e difesa, sono proteste o comunque preoccupazioni dovute oppure c'è una sorta di malcontento che viene cavalcato politicamente? Ma soprattutto viene usato politicamente proprio, oltre che cavalcato viene proprio usato da anni da una certa parte politica solo per fare campagna elettorale, perché poi i dati hanno dato ragione a chi dice questo, vedendo quello che si è scoperto anche solo a Roma con gli zii, con i Rom, dove effettivamente c'erano persone che prendevano soldi su queste persone. Quindi la cosa sempre da fare principale è quella: aiutare va benissimo, però ci deve essere chiarezza su tutto quello di come si aiutano queste persone che hanno bisogno, che fuggono sicuramente da una situazione che è invivibile, se no penso che starebbero a casa loro tranquillamente. E noi dobbiamo essere noi già pronti a ricevere queste persone, invece noi purtroppo queste persone arrivano e noi non sappiamo come affrontare la situazione, e questo è il grosso problema dell'Italia già a livello nazionale. Noi verso gli stranieri non abbiamo assolutamente nulla, il problema è che vengono nominati tutti, vengono detti tutti profughi, in quanto non è vero, chiamiamo clandestini, molti di loro provengono da paesi dove non c'è la guerra. A livello nazionale stiamo facendo tramite la Lega Nord proposte sul fatto dell'accoglienza là dove sono loro, perché altrimenti, ma la domanda di base è questa: l'Africa potrà venire tutta in Italia? È impossibile, tutta in Italia, perché la Francia e l'Austria ci hanno chiuso le frontiere, ce li rimandano indietro anche loro. A Faenza come giudicate invece il livello, l'organizzazione dell'accoglienza? Beh, secondo me il livello dell'accoglienza è semplicemente un prendere dei numeri, delle teste, riporle in edifici per prendere quei 30 euro. Io sono completamente d'accordo, sono completamente convinto che sia questo uno sfruttamento dell'emergenza chiamata tale per avere soldi, finanziamenti europei e finanziamenti statali. Sull'organizzazione faentina noi abbiamo già pronto, appena si riunirà il primo consiglio comunale, il primo documento proprio per avere la chiarezza su quello che faranno le associazioni che avranno in carico questi profughi, che sarà Farsi Prossimo e sembra anche la 0100, che siano chiare sia per i progetti che hanno per aiutare queste persone e sia per dove andranno i soldi che vengono investiti in questo progetto. Federico Lega per Faenza Web TV.